Andiamo adesso a Cagliari, dove è iniziata la settima edizione di Libramare. Maurizio Ciotola. Siamo arrivati alla settima edizione di Libramare e quest'anno si inizia lo stesso con un caldo incredibile, però anche piacevole perché siamo qui al Poetto. Diciamo che oramai è un format collaudato Libramare, siamo alla settima edizione, poi c'è stata anche l'edizione numero zero, quella è stata proprio il momento in cui ci siamo incontrati con Tina e Gigi e con la cooperativa Golfo degli Angeli, e quindi diciamo che è molto importante per noi parlare delle problematiche della nostra società appunto attraverso i linguaggi artistici, ed è quello che si è fatto anche stasera, perché abbiamo iniziato con Annino Mele, che ci ha raccontato la sua storia, di come sia nata la sua scrittura, e quindi il nostro obiettivo iniziale era proprio questo, in uno scenario magico come questo, incontrarci e parlare di quello che stiamo attraversando storicamente, ma non solo a livello locale, a livello mondiale. L'ambiente è poetico, ma come ha detto appunto Tommaso, la vita deve essere portata dentro le poesie, ma la poesia, la scrittura, l'arte possono essere un elemento per poter uscire e cambiare. Lo sappiamo, no, che comunque i linguaggi artistici sono quelli che riescono a far venire fuori la parte migliore dell'essere umano, e i linguaggi artistici sono un'educazione all'ascolto, perché un poeta non può scrivere senza ascoltare, ascoltarsi, ascoltare il mondo,